Lo sai che mi manda, vero? Dove stanno i soldi? Ho i soldi. Zitto, zitto. I soldi. Giù. Sono felice? Molto bene, Giù. Non dobbiamo più preoccuparci di quel fare a bordo, è vero? Come al solito, non felice. Il corpo è sparito. Il corpo è sparito. Bravo figliolo mio, non sopporto che fa forma. Ho bisogno di un altro favore. Oltre ai soldi che fare a butto, ho anche rubato dei documenti importanti. Tra qualche giorno qualcuno capirà che il bastardo è scomparso. È la polizia. Andrà a casa sua a cercare indizi. Con quei documenti potrebbero risalire a qualche indirizzo. E a me, capisci? Capisco, non felice. Portami quei documenti, giù, e non dovrai più preoccuparti per il tuo futuro. Va bene, non felice. E allora che minchia stai facendo ancora seduto? La vita di un killer vuol dire non avere una casa, non avere una famiglia, non avere un nome. Mi chiamano Giuda per la maniera in cui parlo. Ho imparato a parlare come un uomo che ha studiato, e questo è insolito per quelli come me. È come indossare un paio d'occhiali, una maschera. Le persone si fidano di te quando parli e ti vesti bene, e a quel punto sono più vulnerabili.
individui molto più importanti di me lo fanno tutti i giorni. In tutta onestà non riesco a capire come è possibile che tali elementi siano ancora in giro. Anch'io mi do da fare. Quanta gente ho sperito all'altro mondo. La cosa strana è che dovunque vada e qualsiasi cosa faccia, sembrano essere sempre con me. Ritornare sul luogo del delitto e contro le regole. Qualcosa va sempre storto. Sono un amico di Orlando. Avevi un appuntamento con lui, scommetto. Sì. Classico. Non c'è mai quando ho un appuntamento. Chiedo scusa. Io sono Vera. Giuda. Che nome particolare. Quindi sei un amico di Orlando? Non sapevo che avessi un amico di nome Giuda. Nessuno lo sa. Beh, non ti manca il senso dell'ironia. Capisco perché siete amici. Sai, Orlando è un ragazzo un po' strano, però in fondo è molto buono e generoso. Lui, da quando sono morti i nostri genitori, si prende cura di me. E mi dice sempre che un giorno partiremo per chissà dove, lontano, per ricominciare le nostre vite. Tu che fai nella vita? Sono un esattore. Che lavoro strano. Ti diverti? Ah, scusa. Non sono affari miei, forse. Io sono il piano. Quando andremo all'estero, diventerò una pianista professionista. O almeno questo è il mio sogno. Spero che si avvererà. A un certo punto sai che ho fatto? L'ho allungato come un sacco di patate, l'ho sdrumato, non si muoveva più. Lo sai che ti dico? Sto mondo è corrotto. Si divide in tre categorie. La prima categoria, lo sai qual è? No, qual è? Sono i padroni. I padroni. Sì, i padroni, non riescono a portare a stretto nemmeno la propria donna che si sono comprati. La seconda categoria sui servi. Sono i servi, Giuda, sono quei soggetti che sono succubi. Sotto quei castrati dei loro padroni. Bravo. E la terza categoria? La terza categoria, sai chi è? Siamo noi, Giuda. Siamo noi? Sì, siamo noi. E sai perché? No.
Dimmi. Sai perché? Perché non accettiamo niente. Non scendiamo a compromessi. Facciamo quello che vogliamo. E mi verrà pure a dire che siamo contro il sistema? Sì, soprattutto quello, siamo contro il sistema. T'appoggio. Ma io sarà l'amo. Io faccio quello che faccio perché non c'ho niente da perdere. Non so fiore qualcuno importante, non so piano le sordi. E nessuno mi ha mai voluto aiutare. Io penso che un ragazzo che sarà come me se mi viene aiutato. Se deve aiutare da solo. Certo. Bella questa. Va bene, dai. Te lo silenzioso, che hai fatto stasera? Ti sei innamorato? Cioè che state dicendo un sacco di cazzate. Hai sbloccato, dica. Che dice questo? Vi sentite immortali, vero? Mi sembra che niente vi possa sfiorare, vero? Io mi so. Ha bevuto, lei, eh? Chi è Giuda? Chi è Adam? Nomi. Nomi dietro i quali ci nascondiamo perché siamo troppo piccoli. Dove arriva? Com'era? Contro il sistema. Siete pazzi. Vi siete scordati quello che facciamo? Vi siete scordati lo schifo che facciamo? Ora ve lo mostro io che siamo immortali. Oh! Federica. Zitto. Metti giù sta pistola, dai, ragazzi. Io ho sbloccato. Silenzio! Si è fatto questo. Silenzio! Sta accadendo? Un giorno tutto quello che abbiamo fatto ci si ritorcerà contro. E quel giorno i nomi non ci serviranno a niente. Ma metti giù la pistola, ma parliamo, che ti è successo? Oh madonna mia! Ce la sa nessuno. Metti giù la pistola! Ce la sa nessun altro dentro qua a casa! Venga! Metti giù la pistola! No! Io devo andare. È stato un piacere parlare con te, Giuda.
Una persona fa tesoro delle proprie esperienze. Nel mio caso, dovrei solo dimenticare. Felice, tu prenderai la colpa di tutto. Vera merita di avere uno dei responsabili della morte del fratello. Potrei costituirmi e fare pace con la mia coscienza, ma io sono un bastardo, il più grande. E la coscienza è un lusso per quelli come me. Tra poche ore Felice mi vorrà morto. Sparirò come un fantasma. Addio a questa vita. Addio, Giuda.